Bentornate formiche in questo nuovo episodio della serie Moddate Meglio. Sono davvero davvero contento perché ho fatto un sacco di lavori, un sacco di progress off camera. Allora, ve li mostro subito. Intanto oggi parleremo della Mechanism, quindi prepariamoci a fare la Mechanism, proprio a partirla da zero, perché ci serve un sacco per l'autosmelting. Allora, qui sopra cosa ho fatto? Boh, in verità niente. Ho messo qua dei cristalli della Towncraft maledetta. Ho finalmente invece aggiunto, hanno aggiornato l'inventory Twix, che a me dava problemi. L'unico ad avere problemi con l'inventory Twix ero io. Vabbè, non si sa il perché. Comunque l'hanno aggiornata e adesso ho le ceste in ordine. Niente, qui ho appunto ho messo solo qua i cristalli e basta. Poi magari nelle prossime puntate mi farò la bacchetta insieme a voi, vediamo cosa fare con la Towncraft. Anche perché mi pare che io adesso non abbia nessuna conoscenza della Towncraft. Però c'è il mio tomo. Prima di farmi resettare il PG ho fatto questo tomo of knowledge sharing. Sarebbe con questo puoi trasmettere ad altri giocatori tutte le tue conoscenze, tutte le tue ricerche sbloccate che hai fatto fino in quel momento. Per il momento questa l'ha presa Mab, quindi mi pare che io potrei riprendermi la mia conoscenza da questo stesso oppure farmelo fare da Mab. Questo ancora non lo so, lo devo provare. Ah, qui ci sono dei broken spawner, ci torneranno utili anche questi due cuori qui. Poi devo andare nel Nether, tra l'altro, che devo andare a raccogliere un po' di ossa quelle nere. Qua, non lo so, Dead ha voluto lasciarmi una porta. Qui non ho fatto un granché. Qui invece il signor Black Avatar mi ha voluto automatizzare il caricamento qua dei Certus Quartz, che ci saranno molto utili per il prossimo futuro. Mentre qui ho fatto un po', sto facendo un po' di Resonance Servo. Vi ricordate, no? Le tonnellate di Enderio dello scorso episodio. Ah, ma oggi è Pasqua, quindi auguri per i credenti e buona domenica per i non credenti. Quindi prendiamo un po' di servo che appunto ci servono. 18 presso bastano, lasciamo tutto qua. Per fare sto Hardened, guardate, non sapete quanta ossidiana ho dovuto raccogliere. In verità potevo farmi benissimo Ligno Extruder, però mi seccavo. Guarda che bello, guarda, ping, si ordina tutto. Ah, sti lapislazzuli però sono, mi fanno comodo. Un attimino qui me li metto nelle armi, perché appunto mi fanno di un comodo. Mi aggiungo un po' di looting alla spada, perché appunto ho più possibilità sia di farmi droppare le ossa e le teste del Wither, perché ci saranno molto utili. Tipo qua ne ho raccolta una, l'ho messa qua mezza nascosta. Allora, come vedete qui ho completato tutto, ho iniziato a riempire i primi barrel così a caso. Qui ho fatto questa cosa qua, ora ve la spiego. E niente, ho completato tutto. Qua ho iniziato a mettere qui gli elevator, che sotto farò tante stanze. Sono una formica, il mio formicaio è questo. Allora, quindi vi spiego un attimino velocemente questa cosa. Allora, questa è l'Ender Chest che viene direttamente dal Quarry. Questa è, siccome ho dovuto cambiare il colore, ora il mio colore è arancione con tutte le combinazioni possibili, iniziando con l'arancione, perché poi ho scoperto dopo che il blu era già usato da Black. Qua vabbè, questa è una chest di rimanenza, perché cambiando ho dovuto fare un po' ho dovuto svuotare prima quella blu e poi ho dovuto cambiarla, se no rimanevo in quella blu i materiali per sempre. Poi ho messo questo qua, Automatic Ore Converter, in cui dentro ho già messo alcuni ore predefiniti, che praticamente, per dire, se qua entra
il copper di qualsiasi altro tipo si trasforma in copper, in un unico copper, che ho scelto il copper della Thermal, e entra il copper, per dire, della Electrical Age ed esce quello della Thermal, quindi scambia equivalmente gli ore in modo tale da avere appunto un solo tipo di ore. Poi gli ore passano in questa chest, qualsiasi cosa che non c'entra comunque con gli ore passa comunque, mi pare. Quindi questi gli oggetti passano qua dentro, purtroppo li dobbiamo buttare fuori, quindi dobbiamo sprecare qua un altro servo, quindi un servo qua, poi arrivato qui smistiamo da questa parte tutte le cose che non vanno cotte e che vanno direttamente nei barrel, come la pietra, tutte le minchiate che non vanno andate a processare. Sotto invece vanno tutto quello che si può cuocere, di cui si possono fare già i blocchi e altre cose, poi vedremo. Non vi anticipo niente perché sarà un lavoro duro. Mentre qui sotto appunto avrò un ulteriore svistamento. Ho messo la cesta per comodità, in verità potrei farlo semplicemente non con i servo ma con i filter che si mettono all'arrivo. Ovvero, se io ho qui, per dire, un macchinario, prima del macchinario gli metto un filtro in cui faccio entrare solo quel tipo di roba, mentre la roba che non deve entrare qui va da un'altra parte. Però siccome mi seccavo a fare anche i filtri, perché sarebbe altro enderio da sprecare, ho fatto una bella chest in cui metto qui il filtro che deve solo prendere le cose, prende le cose e basta, senza andare a fare... Oh mio Dio, c'è un Black Avatar. Ciao Black, saluta. Aveva già salutato. Bene, questo è quello che ho fatto. E off camera. E qui, da qui volevo far scendere un cavo dell'energia collegato col bank. Magari lo faccio dentro il muro, forse era meglio. Però vabbè, chi se ne frega. Oppure meglio ancora. Sto facendo questo. Ah, mettere le torce. Ma a me le torce di legno qua così non mi piacciono. Vabbè, se ne frega, poi le cambio. Vabbè, lui nel frattempo ci guarda le chest. Nel frattempo noi andiamo qui. Allora, innanzitutto dobbiamo fare un bel metallurgic infuser. E facciamo molto velocemente. Quindi ci servono due. Allora, facciamo diventare di nuovo questa cobblestone naturale. Facciamo due belle fornaci, poi ci serviva dell'osmio, lo facciamo così, facciamo in tutte, che cazzo me ne frega a me, esageriamo, quindi mi serve dell'osmio e della redstone, quindi la redstone ce l'abbiamo qua, l'osmio devo andare a prendere qui dentro, mi pare, che bello, guardate che bello che adesso è tutto ordinato, però l'osmio dov'è? Lo cadmio, lead, tin. Vabbè, intanto prendiamo il ferro che ho visto che ci serviva. Ecco l'osmio. Allora, andiamo a prendere... Ma dove cazzo sono sti maledetti cosi? Ma sono sopra? Ma perché mi danno un fastidio? Ecco che ti uccido male proprio. Vieni qua. Muori, ci ha dato pure l'ovetto. Poi lo spawneremo a casa di Black. Ah, facciamo gli scherzi. A parte gli scherzi, scusate il gioco di parole, sto facendo questo. Io non sono stato. si nasconde. Ti vedo, eh. Vabbè, lasciamo in pace. Poverino, non capisci. Allora, facciamo sta cazzo di cosa. Chi mi scrive? E abbiamo fatto il metallurgic infuser. Mettiamo tutto sopra perché per il momento non ho il tempo di fare nient'altro. Allora, metallurgic separator no. Dobbiamo fare praticamente tutte le factory. Spero di fare già quelle avanzate, però non credo proprio perché ci vorrà un sacco di tempo. Però possiamo iniziare a fare i macchinari base, quindi purification chamber. Quindi ci serve le richard alloy, richard chamber, steel casing, quindi ci serve già lo steel. Lo steel si fa con la polvere di carbone e la polvere di ferro, e quindi già questo lo potremmo fare. Quindi
Prendiamo il carbone. Il carbone dov'è che l'ho messo ora? Questo è tungsteno. No, qua io c'ho questo perché non usarlo. Ok, 48. Il ferro l'ho lasciato nella cosa. Andiamo a fare qua il nostro fottutissimo carbone. Stile, volevo dire. E mettiamo... No, mettiamo il carbone qua e qua mettiamo... Però settiamo questo così, giusto? Facciamo così. In modo tale da smeltarci qui il coal e qui il ferro. Giustamente il pulverizzato è più veloce perché è hardened, questo è sempre base. No, cosa ho fatto? Cretino, non dovevo cuocerlo, devo metterlo qua, deficiente. Allora, ecco qua, questa cobblestone mi sta sbattendo le palle. Il tin nel frattempo lo possiamo mettere tipo qui a smeltare. Ok, abbiamo un altro ferro. Poi mettiamo nella nostra bella induction smeltery. Togliamo questa merda. Mettiamo questo e il ferro. Inizia a produrre. Perfetto, no, si stacca a casa, che me ne frega a me. Che me ne frega. Però prendi. Allora, intanto facciamo qua il Metallurgic Infuser. Possiamo iniziare a mettere invece i materiali, sì sì, intanto ci dice i materiali per fare le ricce d'alloy che serve redstone e lingotti di ferro. Andiamo a prenderli subito così andiamo a fare... siamo multitasking e quindi... Allora, la redstone, ho fatto anche i blocchi di redstone io. No, però tutti e 30 e 52 no. Magari così, sì, magari. Che faccio voi con il rabbio 19? Così pochi? No, no, no. Voglio un po' di più. Voglio un po' di più. 64 precisi? Ma sono un mostro. Ah, avete paura di me, sono un mostro. Allora, prendiamo questo. Sono un mostro, non mi guardate. Cusco. Non sento i fottuti suoni di MC. Appunto. Sono fottuti. Ah, è uscito. Dopo glielo scriviamo. Allora, c'è qua lo steel. Qua c'è altro di questo. Mettiamo lo steel per adesso. No, vabbè, facciamo questo qua. Facciamo uno e due. Qua gli mettiamo il carbone. E prendiamo lo steel. C'è un po' l'inventario pieno. Mettiamo qua così, così ci fa altro steel. Ok, allora iniziamo a fare enrichment chamber, quindi steel casing, quindi se qua è libero, sì, c'è un bello steel casing. No, non lo possiamo fare perché l'osmio l'ho lasciato giù. Allora facciamo tutto qua giù, non ci mettiamo a fare su e giù perché è finita. Allora, allora le due fornaci per adesso non ci servono. Facciamo lo steel casing così, poi redstone e ferro. No, mi devo svuotare l'inventario sennò non ce la faccio. Allora, per me va bene così, io sto. Allora, prendiamo un altro paio di blocchi di redstone. Il ferro ce n'è un po' nella chest. Dov'è? Qui. 21, non so se mi basta. Il fatto è che ho smontato tutto questo, ho dovuto mettere le fornaci là sopra. Però dai, ci possiamo riuscire con 21, penso di sì, di fare almeno il terzo livello. Allora,
Enrichment Chamber, quindi questi come si fanno? Quindi redstone e osmio. Cazzo, mi serve anche quello. Porca troia. Si fermi, giovinotto. Fammi anche questo, perché mi servono pure. Allora, avevamo detto... Vabbè, il ferro l'ho preso di nuovo. Che stavo facendo? Me lo sono dimenticato. Ho fatto lo steel casing qui. Giusto? Giusto? Facendo poi... Se... Però mi servono i circuiti. Farò avanti e indietro, lo so, tipo miliardi di volte. Dammi qua la roba. Dai, fammene un ultimo che faccio il primo macchinario. Poi tu fai quello che vuoi. Ok. Io prendo a fare sto coso. Quindi Richmond Chamber.